Senza questa soluzione, la sorte dell'ente radar Guglielmo Marconi resterebbe appesa a un filo, sempre più esile. Per risollevare le sorti della storica e prestigiosa istituzione genovese, nata nel 1962 e negli ultimi anni pesantemente indebolita dalla concorrenza privata nella formazione marittima, sempre più dilagante e competitiva nell'offerta, l'Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel capoluogo Ligure su impulso della provincia, con enti, istituzioni e tutto il cluster marittimo, ha lanciato il bando per acquisire in società al 51%, con un partner di mestiere al 49%, l'ente radar. Sono stati i soci del Marconi, Comune di Genova, che ne ha la maggioranza, Provincia, Camera di Commercio, Confitarma, Istituto Nautico, Collegio dei Capitani e Corpo dei Piloti, ad affidare l'incarico all'Accademia di trovare la formula della nuova società per salvaguardare e rilanciare l'ente radar. Una società senza scopo di lucro, composta da fondazione e il nuovo partner commerciale. Una società che appunto, come dicevo prima, senza scopo di lucro, con maggioranza della fondazione e con un partner commerciale che possa, diciamo, incrementare l'attività, diciamo, economica. Il bando è ancora aperto per acquisire il partner di mestiere? Il bando è aperto, si concluderà a giorni e siamo fiduciosi che possa concludersi positivamente e riuscire a risolvere questo problema che è importante per la salvaguardia dell'ente, importante per la città e può rappresentare anche un vantaggio stesso per la fondazione. Da 3 anni l'ente radar, le cui strutture e tecnologie, come il grande e moderno simulatore di navigazione, sono ospitate nella stessa sede dell'Accademia a Villa Candida, ha perso la formazione radaristica di Costa Crociere, trasferita sul centro olandese del gruppo Carnival, e dal 2010 anche i cadetti dell'Accademia della Marina Mercantile la fanno all'IMAT di Napoli, vincitore di uno specifico bando. Ora la nuova società mista, che salvaguarderà anche i 3 dipendenti dell'ente radar, punta, oltre alle certificazioni radaristiche e a quelle del Bridge Team Management per la gestione del personale sui ponti, ad ampliare l'offerta formativa e commerciale del Marconi. Con questa società noi potremo rispostare sostanzialmente la formazione dei nostri allievi sull'ente radar. Ipotizziamo uno sviluppo anche delle possibili certificazioni insieme al partner commerciale proprio per arricchire e potenziare l'attività dell'ente radar e renderlo più solido.